Yolanda Zip. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Buon mercoledì pomeriggio, come state? Spero tutto bene. Cosa avete fatto oggi? Come è andata la vostra giornata? Spero che voi stiate bene. Indovinate in questo video a che minuto esce la parola segreta. Ok, allora, oggi come vedrete dal titolo e come visto dall'immagine di copertina, un video un po' diverso dal solito. Vi ricordate che io ho sempre provato sul mio canale a fare le bath bomb? Lo sapete, sono le bombe da bagno, quelle là frizzanti, che quando si mettono nell'acqua frizzano. Ci ho sempre provato ma non ci sono mai riuscita. Bene, io ho trovato su internet il kit, che l'avevate in realtà già visto, il kit per fare le bombe da bagno di Karina Garcia. In realtà ho anche un altro kit per fare gli squishy sempre di Karina Garcia. Voi lo sapete che la Craft City è creata proprio da Karina Garcia. Ok, e niente, arriviamo per questo video a 5.000 like e andiamo a provare con voi anche gli altri due kit, magari proprio insieme così facciamo prima, della stessa Karina. E non perdete oggi alle ore 18 sempre un altro video che non ho mai visto in realtà questo da nessuno, quindi vi consiglio di vederlo più tardi. Allora, la confezione è questa, è molto bella, io ho visto anche dei suoi tutorial sul suo canale di come faceva queste bath bomb. Non lo so ragazzi, io incrocio veramente le dita e spero che mi vengano, perché voglio che mi vengano il procedimento. E questo è tutto quello che c'è all'interno delle cose, ci sono le formine eccetera eccetera. La confezione è molto carina. Allora iniziamo ad aprirlo e vediamo cosa troviamo dentro. È bello pesante, devo ammettere, questo kit bello bello pesante. Allora, no, che cucciolo. Allora, abbiamo trovato delle formine. Ecco qua. No, vabbè, formine bellissime. Guardate, c'è un orsetto. C'è un orsetto. E va, che va così. Prima bomba da bagno. Seconda, questa. Sono piccoline. E terza, questa, sempre a cerchio. Ok? Poi troviamo tutte queste cose qui dentro. E andiamo ad aprire. E andiamo a togliere. Oh mio Dio, aspettate che è un po' colato tutto, mi sa, eh. Ma è rotto! Ma ragazzi, comunque io sono una sfigata cronica. Io sono una sfigata perché io so di essere sfigata. Perché non è possibile che a me le cose arrivano sempre rotte. Allora, avete visto? Guardate qua. Ecco. È rotta. Questa busta è completamente rotta. Non so cosa dirvi. Ok, perfetto, fantastico. Andiamo ad analizzare ogni cosa. Queste qua sono le scents, quindi sono le profumazioni. Poi citric acid, quindi acido citrico, cornstarch, quindi è, oh mio Dio, non mi viene in italiano, la maizena praticamente, decorazioni molto carine, misurino, abbiamo visto le formine, e qua cosa c'è? Sea salt, quindi sali da bagno, che in realtà è un po' rotto, sea salt, e qua c'è il baking soda, che serve proprio apposta per fare le bombe da bagno. Allora, a noi invece serve una ciotolina e una spatolina. No, cioè, attenzione, c'è il cucchiaino, ragazzi! C'è il cucchiaino, credevo non ci fosse, in realtà c'è. Ok, questa cosa mi piace, meglio delle altre volte, devo ammettere, questo kit. E tutti gli ingredienti ci sono qua. Ok, cosa a noi serve? L'olio. Quindi vegetable oil, quindi olio da cucina, due ciotole, acqua, ok? E penso anche coloranti alimentari, visto che qui non ci sono, a quanto pare. C'è qualcosa che non quadra. E vi spiego subito perché. Allora, mi manca una cosa, non mi è uscita una cosa da questo kit. Questo qua. E lo sapete cosa sono i color tablet? Sono quelle pasticche che si mettono nell'acqua e si sciolgono per creare il colore. Bene, a me non mi è uscito. Non mi è uscito, ragazzi. No, e sto controllando tutto. Non mi è uscito. Wow, ma quanto sono sfigata da 1 a 10. E poi dite che sono io, ragazzi. Ma non ci posso fare niente. Io li prendo proprio per provarli. Non è possibile. Vabbè, comunque uso i miei coloranti alimentari. Non è quello il problema. Però cavolati di Bruxelles. Cioè. Allora, primo step. Mischia gli ingredienti liquidi
in una bowl, una mixing bowl, insieme alla tablet, quindi al colorante, ma in realtà il colorante non c'è uscito, quindi noi andremo a prendere il colorante mio. Andiamo a prendere un'altra ciotolina. Ragazzi, ve lo giuro su Yuki, ho rivoltato sotto sopra questo kit, ma delle tablet, queste qua, 6 color tablet, quelle che dovevano essere incluse, ve lo giuro che non ci sono. Ve lo giuro su Daniele, su Yuki, su mia madre, non c'è. Cioè, io non ho parole. Comunque, allora, primo step, quindi dobbiamo unire, quindi, colorante, vabbè, andiamo ad usare un po' di verde, uso il mio, teaspoon di acqua, olio, sempre così, non ne metto tantissimo, e poi dobbiamo invece, ok, unire il colorante. Essenza, sentiamo queste essenza quali sono. Non è male, 20-40. 3 cucchiai di baking soda, 3 cucchiai di maizena, 3 cucchiai di sea salt, quindi praticamente sale marino, e 1 cucchiaio e mezzo di citric acid, acido citrico. Andiamo. Però devo fare un punto a favore, nonostante non mi siano usciti i coloranti, che sono l'ultimo dei problemi, ma vi ripeto, io non tanto perché sembra che succeda sempre tutto a me, ma io non ci posso fare niente. Comunque, baking soda. Quindi 3 tablespoon, quindi 1, poi cornstarch, che è questo qua, 1 cucchiaio e mezzo di cornstarch, e alla fine sale, 1 e mezzo, e poi citric acid, 1 cucchiaio e mezzo, e andiamo a mescolare gli ingredienti secchi. Poi, dopo aver mescolato questi ingredienti secchi, gradualmente dobbiamo andare a mettere questa mistura che abbiamo fatto di ingredienti liquidi qua dentro, piano piano, perché poi frizza, ragazzi, perché lo sapete perché bisogna andarla a mettere piano? Altrimenti potrebbe già fare reazione e quindi frizzare. Mescoliamo piano piano, vedete come fa? E mescoliamo così. Devo andare ad unire tutto fin quando non assume una consistenza sì granulosa, ma allo stesso tempo compatta. Quindi uniamo tutta questa mistura e poi la andiamo a mettere all'interno delle sfere. Bene, mi piace. Ok, adesso dobbiamo andarlo a mettere all'interno delle nostre sfere, che ogni volta a me era sempre un macello. Allora, prendiamo questa sfera qui a forma di orsetto, ovviamente, ed andiamo a mettere la mistura all'interno della nostra sfera. Io, ovviamente, la vado a schiacciare bene 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 bene. Secondo voi adesso questo qua, andiamo a leggere sopra le istruzioni, quanto deve riposare? Andiamo a vedere. Allora, secondo step, dopo aver messo il colorante, bla bla bla, unisce eccetera eccetera. Poi step 3, prendete le sfere oppure l'orsettino e riempitela fino a sopra, ok? E poi spingete. Push 8 ore. 8 ore. Bene, ragazzi, allora io devo aspettare 8 ore a temperatura ambiente. Vado a riempire anche una di queste due sfere, bene, bene, e le lascio riposare per 8 ore. Allora, ragazzi, sono passate 5 ore, 5, e ho constatato che praticamente è diventato duro, cioè tutto, si è solidificato tutto, e ho dei pezzettini qua dentro. E io voglio andare a fare delle prove, non so, voglio provare, ok? Vediamo, 5 vanno bene perché guardate, cioè praticamente è durissimo. Vediamo. Oh mio Dio, funziona! Oh mio Dio, funziona! Oh mio Dio, funziona! Ok, vediamo. Anche se diciamo che non è venuto molto, 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 molto bene, cioè ovviamente la parte questa qui, la parte dell'orsetto è questa. E sono curiosa di vedere se magari. Ragazzi, non ci posso credere! È carinissimo! Adesso voglio vedere l'orsetto. Vediamo se va. Oh! Sentite! No, vabbè.
No, vabbè, raga, sono felicissima. Oddio! Ok, calma ragazzi, calma. Quindi questo funziona e una cosa vuol dire? Vuol dire che finalmente non è un esperimento per me. Epic fail. Sono molto, molto, molto contenta. Non so quante volte ho detto molto, ma va bene così. A proposito, dentro erano usciti anche questi, cioè non so se ve li ho fatti vedere prima, ma erano tipo delle diamanti, perline, qualcosa. Profuma anche un sacco, perché io comunque di gocce non ne ho messe tantissime. Quella della lavanda profuma molto di più. Non mi ricordo quanto l'ho pagato su Amazon America, magari ve lo faccio sapere. Va bene, grazie mille a tutti per aver visto questo video. Spero tantissimo che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Vi ricordo che più tardi alle ore 18 ci sarà un altro video. Io vi mando un bacio, un abbraccio forte e noi come sempre ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video e più tardi alle ore 18 con un altro video. Bye!